Bella ragazzi, sono Fede, benvenuti nell'Accademia. Oggi questo spoiler è incredibilmente focoso, perché vediamo un Vegeta incazzato. Parliamo dello spoiler dell'episodio 122 di Dragon Ball Super. Io parto già senza proprio manco fare un preambolo, perché che te devo dire? Lo sai perfettamente quello che sta succedendo. E vedere Vegeta che prende finalmente il comando, beh, mi ha fatto impazzire, legge questa cosa. Certo, sta andando contro gire, ne sappiamo tutti che è talmente potente che probabilmente il nostro amicone, il mio personaggio preferito insieme a Krillin, tra l'altro, Vegeta, ci pigli le pizze, ecco come l'ho appena dato al microfono. Quindi insomma, vediamo quello che succederà. Io spero vivamente che lo metta un pochetto in difficoltà. Coraggio Vegeta, fai vedere quello che sai fare. E tra l'altro torniamo un pochino a un personaggio che per un po' di tempo non si è fatto vedere, o perlomeno stava lì a braccia conserte con la faccia incazzata come al solito, così, e che criticava tutti e controllava l'andamento, cioè Freezer. Finalmente abbiamo un bersaglio anche per questo incredibile cattivo. Speriamo che faccio vedere insomma quello che sa fare, non mostri troppo perché voglio vedere qualche sorpresa alla fine, quindi deve stare un... capito? Questo video è solo uno spoiler, so che se Freezer combatte va bene, però mi faccio un sacco di cose mentali, non posso dire la parola perché altrimenti mi bloccano Disney, Lego e via, così. Comunque sia, Freezer, vediamo un attimino come combatte, come sconfiggerà sicuramente, dai, cioè metto la mano sul fuoco proprio così che batte l'avversario, voglio vedere solo come. Comunque torniamo a noi, quindi abbiamo uno spoiler abbastanza succoso perché vediamo Vegeta che prende e parte contro Jiren. Sono rimasti comunque l'universo 11 e l'universo 7, palesemente più potenti di tutti, cioè proprio non c'era storia dall'inizio del torneo, però vabbè, era giusto vedere comunque sia un po' tutti quanti i personaggi, una carrellata di guerrieri fantastici, che per un motivo o per un altro sono stati sconfitti, a volte perché effettivamente più deboli di altri, a volte con dei sotterfugi, ma va bene comunque, è questo il bello di un combattimento di arti marziali stellari con dei, va bene, non si può sbagliare. E sono rimasti questi due universi supersonici, io non so Vegeta se effettivamente riuscirà a tenere testa a Jiren. Spero di sì. Comunque lo sapremo poi nel prossimo spoiler ancora. Quindi questo è dell'episodio 122. Quando uscirà quello del 123 vedremo quello che è successo. Prima di vedere proprio il cartone, cioè noi che ci frega, noi vogliamo leggere le cose e poi dirle. E poi non so parlare. Da questo spoiler è tutto. Fede ti saluta, stay nerd e al prossimo video.